Allora, avvocato Paoluzzi, ieri circa 2 ore, 2 ore e mezza di incontro per questa commissione che dovrà decidere le sorti del Teramo Calcio, è così? Ma no, decidere le sorti del Teramo Calcio mi sembra un po' esagerato, nel senso noi siamo stati chiamati insieme al nostro presidente Gebbia a verificare la fattibilità o meno per poi presentare una relazione al sindaco per fare la lettera di accreditamento, quindi vedere se ci sono i requisiti del bando ed eventualmente se ci sono delle criticità o delle osservazioni da fare. Abbiamo chiesto, siamo chiamati a chiedere chiarimenti anche alla nuova società costituita, la SSD Città di Teramo. Saranno giornate calde non solo per l'aspetto meteo, ma anche perché, come tutti sappiamo, il 25 ci sarà il responso del Consiglio di Stato. Ecco, questo sotto l'aspetto tecnico cosa potrà comportare e cosa potrà inficiare? Sotto l'aspetto tecnico bisogna vedere cosa deciderà il Consiglio di Stato. Noi purtroppo non abbiamo la sfera magica per poter vedere il futuro. Se dovesse essere Serie C, come io mi auguro per la città di Teramo, allora a quel punto il lavoro che noi stiamo facendo non dovrà proseguire, in quanto non avrà bisogno il sindaco di una lettera di accreditamento per la Lega Nazionale Dilettanti e per la FIGC, e quindi sarà Serie C. Se non sarà Serie C, bisognerà vedere se in subordine il Consiglio di Stato accoglierà la richiesta della Teramo Calcio relativa alla sospensiva dell'articolo 52,10 delle NOIF, e quindi poter rientrare la stessa Teramo Calcio SRL in Serie D in sovrannumero, continuando con la stessa matricola, però lì poi ci sono tutta la preclusione, tutte le altre preclusioni dell'articolo 52 rimangono, tra cui quella del pagamento dei debiti pregressi e di non far parte della stessa società i soggetti che nei 5 anni precedenti abbiano dato origine alla mancata iscrizione della società stessa. Avvocato, quello che interessa più i tifosi, attualmente per la SSD Teramo ci sono più possibilità per un campionato di quarta categoria o addirittura scendere di un gradino fino all'eccellenza? Questo ancora non lo possiamo dire perché abbiamo chiesto appunto nel comunicato stampa che è uscito ieri, sono state chieste una nota integrativa sulla documentazione che è stata depositata, perché durante il colloquio durato 2 ore ci sono state fatte alcune specificazioni che nella domanda erano state un po' lasciate da parte, quelle relative, come avete letto nel comunicato stampa, relative al settore giovanile, al calcio femminile e all'integrazione dei disabili, gli atleti disabili all'interno della SSD Teramo Calcio, Città di Teramo. E quindi su queste integrazioni che dovranno fornire, oltre ad alcune specifiche richieste dal piano economico finanziario che avevano depositato, per il momento non ci possiamo esprimere se possa essere una Serie D o un'eccellenza. Diciamo soprattutto che c'è la fattibilità, abbiamo riscontrato la fattibilità dei due progetti, ossia di come sono stati presentati. Poi vedere quale sarà più attuabile uno rispetto all'altro, dobbiamo ancora attendere almeno fino al 24.